Un giorno, santa giornata, che il Signore vi benedica. Ben ritrovati. Buon sabato, Buon Francesco. sabato. Puntata, penso, numero 91, se non ricordo male. O 90, è bello, non è. Una che si ricordava Halloween. Buongiorno, scusate ancora per mercoledì, ho saltato una puntata. Vi ringrazio anche di tutti i vostri messaggi di affetto, no, carissimi amici, perché non dico clienti, carissimi amici. Ho visto anche dei messaggi in inglese in cui adesso devo ancora rispondere, insomma, addirittura dall'estero ci mandano in inglese proprio. Tanta roba. Benissimo, oggi cerchiamo di recuperare ora tempo, spazio, Sì, offerte, guarda, scusa, guarda, guardate, vedete le cose che avevi in macchina. Che erano programmate per mercoledì, cioè oggi le programmiamo per oggi, va bene? Chi benissimo. siamo noi? Noi siamo lo scampolo dei fratelli Antonioli con due punti vendita, uno a Rovigo, in corso del Popolo 421, quartiere San Bortolo, ed uno qui dove siamo noi, in questo emporio dei tessuti, anche Rovigo è un emporio dei tessuti, sito che siamo ad Este, in via Ateste 3/C. Nelle vicinanze del centro di Este, sulla statale che va da Monselice a Este. Un po' di nebbia, così non è chiaro. La nebbia No, no, finché no, no. non Ieri sera nebbiolo, sono stato a casa. Sì, ieri sera era in nebbiolo. finché non nebbia non nebbiolo, Alle una ieri sera è stato. A me gli incontri di preghiera sono. io non ho più le forze per Va farlo. bene. Come funziona? Se volete messaggiarci con noi, ecco, oppure ecco. Adesso faremo una proposta di vendita di tessuti, una proposta di vendita su tessuti. E adesso, come funziona con noi, no? Come funziona? Adesso un'ipotesi, Federico, ecco, di un numero 410. 410, cercherò di dire le caratteristiche del tessuto 410. Ecco, intanto tutti i tessuti oggi sono alti, no, eccetto uno, infatti un metro qua, sono alti quasi tutti, minimo 140. Va bene. Poi cerco di dire se sono in lana, misto lana o comfort, se sono in poliestere, microfibra, cerco di dire il più possibile, però se mi manca qualcosa da dire, voi non fate altro che chiamarci e messaggiarti a questo numero di telefono che è 388 162 66 167. 97, va bene? Ecco, mi raccomando, 388, va bene? Quindi, come funziona la nostra proposta di vendita? Non ho fatto altro che messaggiarci a questo numero, non su Facebook e neanche sui messaggi normali, mi raccomando, perché facciamo fatica a seguire su queste due messaggistiche. Ecco, su WhatsApp invece è perfetto per noi perché ci indicate se volete il tessuto che volete, in ipotesi 410, ci mette, oppure i diversi tessuti che voi ci prenotate, ci mettete e mettete anche la metratura del tessuto. Se non volete stare lì a scrivere, fate uno screenshot sul telefonino oppure guardate la televisione e anche quello va bene per noi. Oppure ancora dei messaggi vocali, va bene? Avete queste tre opportunità di acquisto. Noi procederemo a vagliare a seguire i vostri ordini in ordine di arrivo. Ecco, quindi di certi tessuti, perché di certi tessuti non ho tantissimi metri, tipo 416, quindi chi prima prenota ha la prelazione sul tessuto, va bene? Allora, a quanto li vendi oggi e qual è la nostra missione? Bueno, oggi quasi tutti i tessuti, eccetto tre, li proporrò a 5,90 al metro, 5,90 al metro. Invece tre tessuti farò 2 metri per 5,90, va bene? Perché questa follia? Oggi ho tessuti stupendi, anche addirittura ho tantissimi tessuti in pura lana, cioè ho cose particolari, anche costose, costosissime. Oggi propongo tessuti stupendi, perché questa follia nostra sono questi prezzi così bassi a 5,90 euro, perché la nostra missione è quella di incentivare le scuole di taglio e cucito e le sartorie. Vi invito appunto, se avete magari, se siete allievi o se siete maestri o insegnanti su una scuola di taglio,
nelle vicinanze del negozio di Rovigo o di Este, vicinanze di anche 50 km, un raggio, vi invitiamo, se volete, al sabato e al mercoledì a pubblicizzarvi la vostra attività, la vostra mission, ecco, va bene. Quindi siamo qua, lo facciamo gratis, per noi è una grande gioia, un grande onore. Oppure, se volete, ci mandate i vostri volantini, ci portate i vostri volantini e noi ve li pubblicizziamo, va bene? Ah, grazie, perché è giusto incentivare quest'arte italiana in cui siamo i migliori al mondo, va bene? Cominciamo? Noi siamo sicuri che cominciamo. Non ci batte nessuno. No, siamo i migliori al mondo, siamo. Questo è... Va bene, prima avevamo anche le macchine, adesso ci sono un po' battendo. Va bene, cominciamo. Cosa dici, Federico? Cominciamo col botto, ecco, cominciamo. Intanto, ecco, la proposta numero... Bravo, cominciamo a inquadrare lo... Hai detto la spedizione, Francesco? No, bravo. Allora, 5,90 escluse le spese di spedizione che partono da 8,90 fino a 2 kg di peso, che sia un pacco o che sia una busta. Ogni chilo in più costa altre le spese 8,90, compreso le spese di contrassegno, che non è poco, eh? E quindi 8,90 fino a 2 kg di peso, busta o scatolone, e oltre i 2 kg un euro in più ogni chilo, escluse se avete la fortuna o la gioia di abitare sulle isole, su un luogo remoto in cui c'è una maggiorazione di circa 2,50 euro, però la nostra Sabrina o il nostro Federico vi diranno tutto quello, i vostri ragguagli, va bene? Non abbiate paura a scriverci per informazioni, va bene? E altro problema che abbiamo scriverci, abbiamo visto che anche le puntate del sabato, ringrazio il Signore, hanno molto appeal, molto successo, e vi dico grazie a voi. Quindi portate pazienza, se mai subito o lunedì o martedì, mercoledì non rispondiamo, sicuramente da lunedì cominciamo a rispondere e a tagliare i tessuti e spedire i vostri ordini, i primi che arrivano, no? Ho visto, ecco, i primi messaggi che arrivano in ordine cronologico, poi andiamo a scalare. Diciamo anche che in media abbiamo sulle 200 richieste ogni sabato, facciamo circa dai 150 alle 200 richieste, e quindi capite che gestire ogni richiesta in cui ci sono diversi tessuti, taglia, dobbiamo anche servire anche giustamente i clienti che arrivano in negozi, perché anche quelli non possiamo dire di abbandonarli, no? Anzi, siete tutti, però vi seguiamo con calma, tutti quanti, quindi portate pazienza, va bene? Benissimo, ora dai, possiamo partire, dai. Mille allora, dai, vai. La proposta numero 400, numero pari, va bene? 400, guardate, è inquadrato bene. Questo tessuto intanto è un jersey in pura lana, guarda questa, vorrei che qui prendesse proprio un secondo proprio per guardare benissimo, inquadrare questa fantasia stupenda, e a questa lavorazione io dico moderna, moderna, veramente adatta a qualsiasi età, ed è in pura lana, guardate questo jersey veramente molto 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 caldo. E ha una vestibilità incredibile per fare qualsiasi capo di abbigliamento, anche pantaloni. Sì. Ecco, sapete una cosa, ecco, vedete, inquadra un po'. Questo è l'angolo di mia moglie, in cui Danny Fashion, ecco, in cui lei al martedì e al giovedì propone un abbigliamento moderno, bravo, fuori un po' dagli schemi, vieni, poi, poi viene, guarda, spazia, vedi, da diverse, vedi anche le gonne qui, tool, vedete le felpe con i sacchiotti, guarda, ha dei Chanel stupendi, e naturalmente, guardate un attimo anche quella, vedete, pellicce particolari, okay. Ecco, chiamate a questo numero, oppure... Il 349, che è un altro numero. Oh, sì, chiamate questo numero, cosa mai, ecco, per chiedere informazioni, io vi giriamo i numeri diretti di mia moglie. Mentre sono andato appuntamento a Dio Vigoli, c'è mia cognata Isabella, che anche lei propone non abbinamento uguale, insomma, sempre su questa falsariga di ultramoderno, proprio gli ultimi arrivi, ecco, non abbiamo cose bacuche. Il nostro forte che vediamo tantissimo, quindi abbiamo la possibilità di avere tutte le settimane minimo 3-4 riordini di merce, va bene? Di abbigliamento,
dei tessuti, ma non se ne parla perché tutti i giorni arrivano i tessuti, va bene? Dai, la proposta 400 vi posso assicurare, è di una qualità eccezionale, pura lana italiana, va bene? Vado. Vuoi vedere ancora un po' lo stretch? No, è vestibilissima, vedete? È veramente per fare qualsiasi capo, completi giacca gonna, giacca pantaloni, spolverini stupendi e un guanto addosso, è veramente favolosa, va bene? E poi sapete cos'ha? Io anche è altissima, credo, perché penso che abbia un'altezza, sì, ecco, questi 165, cosa vuol dire? Che questi erano tessuti che sono passati per il circuito delle confezioni, sapete che io stocco tantissimo sui laboratori, sulle fabbriche, ma specialmente sulle confezioni, quindi ho la garanzia che questi prodotti sono o andranno sulle vetrine, perché sono, potrebbe che siano, a volte ho tessuti in anteprima anche di un mese o due rispetto, anche di un anno o due, veramente. Quindi è la nostra forza, perché tante volte vengono qui i clienti e dicono, sai, ho acquistato 3 mesi fa, 4 mesi fa il tuo capo, che loro lo indossano già, e sono andato in centro, sulle più belle città, e non ho visto in vetrina gli ultimi arrivi, va bene? Quindi siamo veramente, la nostra clientela che ci segue da oltre 40 anni sa di cosa parliamo, non diciamo bugie, ma ne siamo orgogliosi, e questa è la nostra forza, veramente, di acquistare tessuti tutti i giorni. A proposito, posso? Oggi, stamattina alle 7 e mezza ho avuto un appuntamento su una confezione per ritirare un carico di cashmere favoloso. No, nessuno di voi sa niente, perché ancora la macchina strapiena, quindi è una sorpresa, se vediamo se riuscirò a proporla per le prossime puntate, va bene? Oppure se non passerà il nostro famoso cliente che la può... No, sì, ha capito. No, non mi... Ecco qua mio fratello, il socio dell'altro negozio, che al sabato mi dà una mano, grazie. Vado! Quindi tutti i giorni voglio solo cose ultra belle. La proposta dai numero 401, sempre un jersey, ma guardate, adesso qui ci voglio tutta la tua abilità. Questo spinatino, questa tinta delicatissima, con inserito un filo lurex celestino, che gli dà un'eleganza incredibile. Conforme vi girate, cioè quello che sarà la vostra giacchina, il vostro pantalone, il vostro gonna, il vostro spolverino, veramente attirerete l'attenzione di chiunque, perché dice, ma che cavolo, di tessuto ha questo, con tutti i brillantini. È stupendo. Sono quelle genialità italianissime, no, che ci rendono famosi in tutto il mondo. È stupendo. Hai inquadrato giusto il colore anche? È difficile prendere lucido. Però vi posso assicurare, casomai la Sabrina... Prova un muovolo, guarda. Ce l'ha. Vedete? Ecco qua. Grazie. È stupendo, è incredibile, veramente è una chicca a 5,90 €. Vi dico, ecco, oggi tutti i nostri prodotti che vi proporrò costeranno minimo il triplo, va bene? Non, ecco, sui nostri negozi... Per non parlare dei nostri concorrenti, che tanto di più. 402, la proposta 402, questo gessatone, guardate, questo gessato, questo, ecco, naturalmente siamo in autunno, allora qui avevo la coperta prima, è vero, la coperta, ma che ho fatto uno stock di coperte, ma forse stamattina le ho tutte vendute, perché... No, veramente. No, perché è venuta un'associazione che le fa per regali da Natale. Le ho vendute a 15 euro l'una, poi abbiamo combinato, perché ormai la merce appartata, ha detto, sapete, su una vetrina di una città famosa del Veneto le ho viste a 89 a l'una. Ho detto, io sono un po' più scemo. Io regalo la merce, via. E che sono Babbo Natale. Va bene, no, non vi dico che giorno che sono nato, sennò vi mettete a ridere. Dai, dillo te, dai. Che cosa? Che giorno sono nato io? Allora, si può dire, sì. Perché ormai in questo mondo... Non dico l'anno, il 25 dicembre. Il 25 dicembre sei nato, sì. Va bene, quindi regalo. Va bene, dai. Questo gessatone stupendo.
è misto lana, questo qua, ecco, non è pura lana, però è a 5,90 euro, a un prezzo incredibile, veramente qui anche da uomo, oltre che da donna, questo è bellissimo, anche per fare qualsiasi capo anche da uomo, va bene? E non so se... No, è un peso pesante, ha un peso veramente Peso importante, medio, sì, è un peso importante veramente anche da giacca, stupendo. eh? E magari pesanti sono quelli magari con Potete fare qualsiasi cosa, questo qua, va bene? E cosa dire? Basta, bellissimo. stupendo, All'inizio mi sembra eh? proprio alto, No, 140. no, questo è 150, sì. Ok, guarda, no, ho detto minimo 100, addirittura 160, io. Anche questo veniva da una confezione, quindi che è al di fuori del circuito classico dei negozi di abbigliamento, va bene? Non l'ho trovato in giro dai miei concorrenti, solo io ce l'ho. Bello, via! Bellissimo. Ok, poi. Oh, questo invece è un classico comfort, è la proposta numero 4, oggi ho 4-5 comfort, cominciamo con nero, di peso stupendo, incredibile. Oh, questo ecco, non è di solito il comfort che propongo, sì, di solito il comfort che propongo sono tipo 4 stagioni, questo non è adatto per l'estate perché è un po' più corposo e guardate, vediamo, facciamo la prova del comfort, vedete? Ah, così e vediamo, è anche veramente è B-stretch, quindi è stupendo. Se fate anche un pantalone pesante, una giacca, veramente avete una mobilità eccezionale. Va bene, è come un guanto. Quindi 5,90 euro non è estivo, ve lo dico. Ha proprio il peso da portare dall'autunno fino a maggio. Va bene. 5,90 la proposta 403. Ok, vado Fede. Grazie. Poi lascio fuori questo qua, lascio fuori. Adesso la proposta 404. Questo jersey. Oh, guardate, particolare. No, la proposta è un jersey, penso è misto lascia qui perché c'era, scusa, ha anche una firma, cavolo, adesso mi sono accorto. Va bene, dai, E la no, firma? no, non inquadrare la firma. E non la vedo? Sarà, vedi, l'occhio attento di chi acquista tessuti, eh? Cinico. Delle pepite, io sono sempre in cerca delle pepite d'oro, oppure dei funghi pulcini, ecco. Per chi va a funghi pulcini sa che ci vuole un occhio particolare. Tartufi mai? I Tartufi mai? tartufi non sono ancora un cane che va... Ho un cane da tartufi a casa, io dico. Vabbè, ho un cane da tartufi a casa, io. Va bene. Allora, guardate questo jersey, stupendo. Questa maglina è calorosissima sulla pelle, ha questa sensazione stupenda. È una fantasia particolare che ha anche inserita una piccola firma. Va bene? Guardate anche quell'abbinamento con nero, no? Eccolo qua, cosa volevo fare. Ok? Sta Bellissimo. bene, a parte sta bene con tante una melilla, se avete dei verdi, se avete qualsiasi tinta, degli azzurri, va bene? La proposta abbiamo detto 404, ciao proposta 404, sempre 5,90 euro, grazie, anche questo qua per piacere, non so dove metti la merce, dove la metti? Di là? Ok, perché siamo un po', stiamo facendo, stamattina abbiamo un negozio avuto pieno di clienti, di Bellissimo. bellissimi, anche da Venezia, bellissimo. Posso fare, scusami, un falso Ok. saluto al buonizio perché allora abbiamo tanti clienti bellissimi, non voglio fare differenze, però quelli che hanno la pasticceria Sono più graditi, sono più tosti, dolci. no? Quindi io do un bacione grandissimo a Dolores che è passata a trovarci, Grazie. per gli amici Aia. Va bene. È una battuta, ecco, che mi ha fatto ridere. Vado. Un abbraccio grande, Dolores. Sapete che quest'anno è una delle mode cioè una delle mode di tessuti è il velluto, giusto? No? Che guardate oggi cosa vi propongo. La proposta numero 4, adesso dobbiamo fare 405, guardate. Oh, non vi, è di una famosissima firma. Guardate che velluto con questo lurex, no? Alla lavorazione velluto, diciamo, vedete con questa lavorazione incredibile di un famosissimo stilista di una maison, ecco, italiana, ecco, importante di moda, però guardate a 5,90 euro, credo che sia umanamente impossibile trovare altro in tutta Europa. In tutta Europa, 5,90 euro. Guardate,
Che favola, potete portarla con tutte le occasioni, anche andare al supermercato, non solo a una cena di gala. No, mostrate la vostra bellezza, cioè, dai, diciamo, no? La vostra creatività tutti i giorni, non solo in certi momenti di sera, ecco, tutti i giorni portate gioia in giro. Va bene? Sai Ok? che parlavamo con delle cliente, 400 e 5. 5, No, scusami. 5 euro e 5,90 90 al al metro, metro. lasciala qui, che se ti faccio vedere, abbinata a questo tessuto, aspetta che poi se non mi perdo il filo, non era... e sempre in questa maison ho trovato questa follia, e adesso questa è più bassa, guardate, adesso qui ci vuole, oh, questo è un jersey, no? Oh, guardate, con lavorata a canetello, cioè a risalto, no? Questa veramente, vedi la particolarità? Ti posso assicurare, ho l'etichetta veramente di una maison famosissima, è morbidissima. Guardate per fare una camicetta, dice Federico Wow, che romantica. Io bella! la dico veramente elegante, fashion, ecco, fashion. Guardate, magari, ecco, non ci sta male, eh? Non c'è. A parte poter abbinare qualsiasi cosa con un'altra, però è una favola. Qual è il problema di questa maglietta, di questo jersey? Lavorato in modo particolare, strutturato, che è alto 95 centimetri e ne ho pochi metri, solo quello è il problema. Va bene? Non ha una decina di metri, quindi chi vuole ne ho per poche persone, purtroppo. Però è stupenda, guardate che morbidezza, è incredibile. Una camicetta così mi hanno detto che costava intorno a 800 euro fuori. Una camicetta così, va bene? Ok, scusa, anche questo vicino al nero, ecco, abbiamo portato via il nero, scusa, adesso la prossima volta ho questo pizzo, sapete cosa mentre propongo, ho diversi pizzi, ok, aspetta che tiro, cioè, vedete il bello della diretta, ancora tutto in celofanato, Ma questo è se bello della diretta, che siamo tutti collegati. 407, sembra quasi di lana, non è di lana, è in microfibra, quindi vuol dire che è col poliestere, però è il poliestere italianissimo, che sembra al tatto, sembra quasi di lana, e anche la lavorazione sembra di lana. Guardate, è romanticissimo, ha un'altezza, adesso le altezze poi non le dirò più, basta, perché adesso altissimo, levissimo, buonissimo, è alto 150 e sembra di lana, invece non è di lana, 5,90 euro, neanche il tool comprato è 5,90 euro, monti in giro, e non pizza così importante da fare a qualsiasi capo, va bene? Guardate, è anche B, diciamo, vedete? È comfort, veramente comfort. Va bene? Vado. Adesso, sapete che tempo fa ho proposto tutta una serie di colori di pizzo embroidery, di pizzo stupendo embroidery. Embroidery vuol dire, vedete, con le costine, no? Con il nervetto a risalto. Anche questo ha un doppio, vedete, ecco, Che non sapevo, metto sul bello, tavolo. bello. No, eccolo qua, vedi, ha un doppio abbassamento di cui uno già cappettato, invece qua da ritagliarlo, Arrivo di questa cosa. guardalo, vedi, ed è anche qua ha un doppio abbassamento Ecco, scusami, mi permetto di dire, questo è il colore reale, reale. Quello che vedo io è va perché bene, purtroppo in base alle luci. e sono tessuti che noi vediamo mediamente sui nostri negozi a 25 euro al metro, ma vi posso ricordare che sono già prezzi fortissimi per la media, però qualche volta se compro uno stock ve lo giro, non me ne frega, non voglio le, quindi Come voglio, facciamo da un anno a sta come che parte? faccio da una a sta parte, compro, sono mai passati per i nostri banchi di vendita questi tessuti, tutti questi tessuti di oggi acquistati appositamente per voi, proprio per farmi conoscere, perché sapete, sono in pensione da 2 anni, però voglio Sì. prima o dopo andare in pensione definitivamente, quindi mi sto divertendo, non so se avrò ancora un mese, 6 mesi, un anno, 2 anni, però finché ci sono, ho detto, mi voglio divertire a proporre opere d'arti a 5,90 euro, va bene? Hai inquadrato? Grazie ancora il numero perché questo secondo me andrà a ruba perché chi potrà ne approfitterà. Va bene, 408, 408, okay. Lascio qui, oh, altro comfort. Comfort pesante, ripeto, non è da portare il 15 di agosto sicuramente. E però che... sai che ti dico una cosa? No, se andate in montagna, sì, se andate in montagna su qualche ghiacciaio, sì,
Il 15 agosto va benissimo. Io sono andato, guarda, a Parigi il 15 agosto e c'erano 12 gradi. Sono in cerca del maglioncino in pile ad agosto. 409, stai con me, dai, stai con me. C'è una canzone, no, c'è una canzone anche di Chiesa, stai con me. Allora, guardate, vedete, è comfort, vedete, stupendo. Questo è il peso di fare qualsiasi capo, spalla, vuol dire giacca, gonna, giacca, pantaloni o spolverini. Inquadra bene la tinta, vedi? Eccolo qua. Vedete, no? Come si chiama, amore, questa tinta? Borgogna. Borgogna, ecco, sono, vedete anche mia moglie, il completo. Oh, vieni qua, no, Daniela, prendi la giacchina, dai, portala qua, dai. Dai, fai un attimo... Fai la tua mission, va bene? Con cosa oggi potevo anche... Sì, sonnellino. Solo per dire anche le tinte, vedete? Questi qua, va bene? Vedi, adesso lo scommissionava, stava per andare via, mia moglie invece l'ho interrotta, ha detto vieni qua, ecco. Parla in inglese mia moglie, fagli vedere la bella felpa. Cioè, one, two, three, four, five. Apriremo un negozio in centro Venezia, amore. Guardate, eccola qua, vedete? Sono le cose folli di mia moglie. Già mia moglie è folle. E poi c'è scritto love. Dai. Va bene? Ok, va bene, ecco, questa era una proposta di abbinamento, cioè, ecco, per dirsi pizzo con quel 409 che può andare con qualsiasi capo spalla. La mia moglie è un uragano, mia moglie. Non parliamo di uragani in questo periodo, va. Un abbraccio a tutti i nostri amici di... Scusa, sono le tasche lì, o del giubbino, sono le tasche lì, c'è una chiave da macchina. Va bene, vado via. Ok, poi abbinato, questo è un gesto a dire favoloso, è dir poco. Sempre queste tinte borgogna, no? Queste tonalità... Ti viene in mente Mariparmi quando vedo questi completi? Ti viene in mente l'Everest, cosa ti viene in mente? Cioè, scusa, l'Himalaya, non ho capito... Vedete, inquadra tutta la tua. Oggi siamo fusi. Si vede che siamo fusi, no? Eravamo fusi anche perché l'abbiamo dichiarato. Guarda, questo vedete, intanto, questo è un punto Milano operato, difficilissimo da trovare. Con questa lavorazione in modo mini, cioè, posso dire una bestialità? Se non vi piace il quadretto, ragazzi, avete un gessato stupendo dietro. Stupendo. No, lascia stare. Ma che? No, si tirano i fili. Che tu sempre le cose rovesse tua. Guardalo qua. Vedete? È stupendo. Inquadra la tinta. Ma, difficile, ma guardate. No, io vorrei che voi vedesse la morbidezza. È un guanto questo qua. Addosso è un guanto. Sempre per qualsiasi capo spalla, giacca, gonne, pantaloni, spolverini, quello che volete, va bene? Mantelle, è favoloso, è una tinta stupenda e molto delicata anche, va bene? Vado? No, lasciala, questa portala via. Sì. Poi, mi avete un po' rimproverato, perché non faccio vedere più, ho detto, un pezzettino tessuti da camicette, no? Ecco, sto facendo cose invernali, c'è un freddo fuori. Però giustamente, si mette qualcosa sotto il cappotto. Esatto. Allora, cominciamo con la proposta 411. Guardate, questa avevo presentato tempo fa stessi disegni con varianti di colori differenti. Questo è nuovissimo, mai presentato. Potete usarlo in diversi modi, potete fare camicette, camicioni anche con l'abbassamento, no? E guardate che mix di colori, vero o no? E in microfibra, ve lo dico, quando dico microfibra vuol dire che è in poliestere italianissimo, e stampa intanto digitale, vedete, anzi, quando vi ho sempre detto, quando vedete questi colori qua, multicolor, così vuol dire che sono le stamperie più famose, che è stampata una delle stamperie più famose,
italiane e non sprecano soldi su cose che vanno no, ecco, quindi o le fanno belle o niente. 5,90 € al metro, va bene? Questa fantasia da fare camicie, camicioni, quello che volete. Oppure se volete fare anche completo, anche già estivo per la prossima estate, potete fare anche pantaloni, guardate un abbassamento stupendo, no? Verso i piedi, se potete così, no? O una bestemmia. Le caviglie, scusa, vedi che sono. Poi la proposta numero 412, sempre in comfort, sempre non adatto il 15 di agosto se andate a Rimini, oppure se andate a Courmayeur, è stupendo. Vedete, vedi la tinta? Buongiorno signore. Sempre, ho preso tutta lo stesso articolo con una gamma di colori, ho preso 5 colori, quindi vedete sempre comfort, bistrezze, quindi bellissimo se fate specialmente i pantaloni anche, va bene? Oltre che una giacchina o un spolverino sulle maniche. Guardate un attimo, ho provato a abbinarvelo, 411 con 412, vedete che ci sta, è perfetto, ci siamo? Stupendo, meraviglioso, vero? Vado, incredibile, però cosa? Però? Fermiamoci un attimo sui colori, perché dai. Purtroppo vedete, se io mi avvicino cambia no. Completamente il colore. No, inquadra il perfetto. Il colore reale è questo qua. Questo qua va bene, vedi anche qui i colori, va bene? Sì, dai. Sei tu il cameraman, dai, che devi dici. Ok, scusate. Poi, altra microfibra. E la 413 sembra quasi double fast, eccola qua, però facciamo vedere che è il dritto, sì, perché i numeri sono del dritto, stampa digitale, 8 colori, guardate che meraviglia di fantasia, vero? Si vede? Stupendo, 413, la fantasia 413. Qui avete qualsiasi colore di abbinamento avete a casa, una gonna, una giacca, un pantalone, ci sta bene con tutto quello che avete a casa. Con cosa oggi io cerco di stampa digitale, sono stampe numerate, vedete che sono quando mettono i numeri vuol dire che sono registrate, me le hanno concesse, sono tutte fatturatissime, quindi non ho problemi, però è una chicca veramente stupenda. Poi abbinavo la cosa con questa fantasia, ho cercato con la proposta, la prima proposta è quella 414. Abbiamo mezzo litigato perché io non volevo proporla, dico la verità. Mia moglie dice no, devi proporla perché questa è, io penso, una dei best seller di oggi, si può dire così? Più belli. E la proposta 414. Tutti i miei collaboratori dicono sei un pazzo a proporre del cashmere. Sembra cashmere invece in pura lana. Scusami, ma quanti soldi lo propone? Sembra cashmere in pura lana, invece pura lana. Guardate, è una delle lavorazioni, delle qualità di filato più belle che ci siano in Italia. Ripeto, sembra al tatto, il primo vista sembra cashmere. 5,90 €. Ne ho solo una 25 metri. Va bene, guardate questo blu navi. Non riesco a prendere il colore, È un blu navi. È un blu navi, stupendo. Vedete il titolo del filato, incredibile. E questo veramente sono tessuti da minimo 30 euro al metro. Cioè, no, meritano. Minimo da 30 euro al metro. Purissima lana e sembra carne. Va bene? Ce l'abbiamo fatta? Casomai, ci tengo a dire che il colore che deriva è un blu navi. È un blu navi, casomai la nostra. Vi spiego, io mi avvicino per farvi vedere la trama, ma vedete che cambia colore. Perché il titolo defilato che ti lucido è stupendo, è incredibile. E la qualità sembra carne. Sembra un tessuto da 600-700 euro al metro. Bellissimo. Sembra un tessuto. In fabbrica costa minimo 220 euro al metro, se fosse carne, ma minimo, ma prendere a migliaia di metri. Va bene,
414 vado, poi sempre con la proposta, sto perdendo il sole, intanto 413, guardate cosa oggi, sempre della serie di tutti i comfort che ho acquistato, cosa vuol dire? Guardate, stupendo, non è jersey, è in tessitura questo qua, tessuto, no? A navetta, quindi 415, ha inquadrato il numero per piacere, 415, guardate quella proposta 413, che abbinamento, è vero? È vero? È vero? Eh? Ci siamo? Ecco, questo proprio è, non è un pantalone di jersey, se anche oggi l'avevo, solo che non ho avuto tempo di prepararlo, perché semmai se mi chiedete, la nostra Sabina vi farà le foto di un abbinamento di un jersey pesante che potrebbe andare abbinato con quel 413, va bene? Ok, vado. Poi cambiamo 415, inquadra bene la tinta, guardate. No, tinte, no. Attualissime, stupende, eh? Vado. Buongiorno. Ok, adesso la proposta 416. Queste sono cose che raramente potete vedere. Oh, scusa, non tanto, dai. Potete vedere sui negozi. Questo è un pizzo che sembra di lana, anche questo qua, però questo è veramente di una qualità eccelsa. E perché sembra di lana, vuol dire che è un po' più diciamo caldo, nonostante sì, altato, sì, ti dà quella sensazione di tepore, insomma, no? Però guardate che stampa digitale ha importante questo pizzo, e ha questa mano veramente, non è stilissima, vi posso assicurare, però sempre insomma traforata, ecco. Bella. No? Bella. Guardate che colori stupendi, eh? Sembra un quadro, un'opera d'arte, sempre a 5,90 € al metro. Scusa, inquadro la mia mano, vedi? Un attimo. Vedi, grazie, si vede? Sì, grazie. Morbidissimo. Allora, la proposta 416, cerco di abbinarla sempre con l'ultimo dei comfort che oggi vi propongo, sempre queste tinte modernissime, la 417. Inquadra il qui sotto, inquadra il colore che adesso vedi, eh? Ok, arrivo sul colore, vedete, arrivo, ok, okay, ci siamo, stupenda, modernissima, e quando dico comfort, guardate, non dico mai bugie, va bene, vedete, eh? Stupendo, ha un peso eccezionale, sempre giacca, gonne, tagliere e pantaloni, va bene, vai. Fa serio. Poi con papà così, con papà. Un'ottima puntata mi dice di fare serio. Sì, e adesso tieni famiglia. Poi una cosa rarissima da trovare, ma proprio quando dico rarissima, una felpa, ho due felpe adesso, questa è la prima, la 418. Wow. Guardate, sembra di lana, ma non è di lana. È sempre in cottone, però un cottone pesante, che vuol dire che anche che può essere termico, diciamo, ecco, non è, guardate, questa felpa, vedete questa lavorazione, questo titolo di filo importante, proprio per, appunto, per dall'autunno fino a maggio, sarà un capo stupendo, questo animalier, e non è stampato, veramente, no? Ecco, veramente è in filo questo qua, tinto in filo, va bene, è stupendo, hai il colore, guardate, con grigio, guardate, sempre con la tinta, la 400, inquadra la 419, fai lo screenshot per dire, vedete questo abbinamento, è introvabile, una cosa così. Sicuramente, ecco, lo acquisto perché appunto sulle confezioni gira, specialmente sulle confezioni che fanno capi importanti, costosi, questo veramente costava penso un completo sui 250, 280 costava, il completo di questa felpa qua. A parte ha un peso incredibile, difficilissimo da trovare, va bene? Una bella mano, no? Ok, dai, 400, vedi?
la tinta l'ha inquadrata giusta? Perfetto, grazie. Questi li saltiamo. Questi li facciamo per dopo. Adesso andiamo sui capi un po' più pesantini. Già questi sono... Oh là, 423. Ok, perfetto. Questo bel buclerone di un jersey di maglia. Guarda, inquadra bello. Altra tinta modernissima. Guardate, per fare anche qui o tagliere, complete tagliere, oppure mantelle. Qual è il dritto? Iddo, questo qua. Guardate che stupendo. Mi piace anche molto dall'altra parte. No, non ho mai innamorato di quello. Questo è il dritto. Guardate che bucle stupendo. A 5,90 euro, ha un peso stupendo, giusto, perfetto, bellissimo. Ha tutte le più belle caratteristiche, va bene? Arrivo. Guardate questa tinta proprio, vero? Calda così. Queste tinte terre madre, giusto, no? Queste tinte terre madre che sono modernissime. Autunnali, su tutte le zucche che stiamo mangiando in questo periodo. Sì, poi ti racconterò una storia. Sono andato su una zucca, ho sentito l'altra sera a tavola. No, è bella questa qua. Un mio amico, ieri sera a tavola, raccontava che lui è un contadino e adesso è il periodo delle zucche e ha mangiato zucche. E la nonna, sua mamma, cioè ai nipoti, ha dato a mangiare zucche, no? Ma in modo a mezzogiorno, sera, così. A un certo punto il bambino va in centro. Questa è bella. Quattro giorni fa vanno in centro alla città e dicono, a Rovigo, dicono una coppia, ciao, ma siete stati al mare? Il bambino tutto abbronzato, si guardano, abbronzato. No, sì, l'hanno portato il dottore e ha detto, cosa ha mangiato, zucche? Veramente? No, ha detto come dire melatoni, una cosa, ha dato un termine, sembra, mangiando zucche sembrava abbronzato. Storia vera, sai, disse. Ecco, se invece mangiate zucche, dice, dove sei stato? A Summer Shake, ai Caraibi. Guardate che buclerone, invece, incredibile. Oh, una novità. 424. Questo qui è, cominciamo a fare su cappottini o su giacche pesanti. O tagliere pesanti. Lo vedi questo buclerone stupendo? Tessuti da 25-30 euro al metro. Guardate che lavorazione importante che ha questo buclerone. E la proposta numero 424, sempre 5,90 euro, su un pazzo. Poi ho la variante col rosso. Bravo, mio fratello sa che ho questa ernia. Che aspetto, sto cercando di corrompere qualcuno per farmi operare il prima possibile. Quindi non devo assolutamente. Prendo metà soldi. Io, se vuoi, lo faccio e ti prendo metà soldi. Non vedo l'ora di ritornare a caricare i pesi così. Non devi fare i pesi. Non devi. Vedi l'ora proprio di rifarti male ancora. Sì. 400, sì, è stato poco che non ho detto. Ci ho levato pesi, il professore, sono andato a farmi la visita. Pochini, ho detto. Cambio la volta. 425. Guardate, altro buccherone stupendo, elegantissimo. Guardate questo rosso, quasi sembra quasi un rosso Valentino, sembra quasi, vero, no? Sì. Stupendo, a 5,90 euro. Incredibili in tutta Europa, sono forti, è vero? Imbattibili in tutta Europa. Poi, oh, grazie Massimo, con la proposta 426, scusate se sono di fretta, oh, 426, ma forse oggi vado a prendere appunto il mio nipotino. Ciao Mimi, ciao Villa, forse oggi no, non dato, vediamo oggi. Come va la mia ernia? Dipende da come va la mia ernia. Questa è la lavorazione lana cotta toscana, no? Per fare cappottini, giacche invernali o mantelle. Guarda, l'avevo proposta settimane fa con altre due varianti, una col verde e una col bordeaux, no? Questa tinta, come si chiama? Quella tinta borgogna, no? Invece questa è tonalità grigio e nero. Vedete? È stato un articolo richiestissimo
adesso ho trovato il richiestosissimo, no, costosissimo, no, regalatissimo, acquistatissimo, e 5,90 in prodotto. Ma la qualità, ecco, il Bordeaux, specialmente il tinto Borgogna, ha detto no, e chi l'ha acquistato l'ha riacquistato di nuovo per fare regali alle amiche, perché a 5,90 non comprate neanche la fodera. Va bene, stupendo. Poi, questo mi sono innamorato di questa tinta, questo bel cappottino. Quella ragazza lì si vede benissimo. Camera, è proprio il colore. Guardate, inquadri il numero, l'ho scritto sotto, la proposta numero 427. Io penso che sia. Va bene, guardate che favola di tessuto, da cappotti, da ciacconi, no? Da mantelle, favoloso, veramente è solare, eh? Solare. Bello. Hai inquadrato bene la tinta, eh? Ci sto provando. È stupendo, è meravigliosa. Bellissimo. Ha un peso stupendo, questa tessitura tipo cavalleri, sì. questa tessitura cavalleri ha un peso importante ed è favolosa, perfetta per fare appunto capi spalla pesanti, ok? Vado. Allora, ma sapete che lascio qui senza trasportarli perché non ho più fiato. Poi la 428, l'altra volta ho fatto vedere sempre da capottino, l'abbiamo fatto vedere con la variante rosa, invece questa qua è una Limalier, diciamo, eccola qua, aspetta che avrò il giro, con una fantasia un po' più minuta, eccola, inquadra bene la fantasia. Sempre da cappottini, capospalla pesanti, anche tagliere pesanti, la proposta 428, sempre a 5,90 €. Guardate, te la alzo così. Ok, super. Stampa digitale, solo di stampa costa un botto, solo di stampa è stampa digitale, stupendo. Poi, è caduto tutto, un permesso, 429, questo... Poi, la 429, aspetta che lo giro, questo è un classicone, sempre da tipo... No, non tiro via così, ecco. Tutto tuo, sempre con queste tinte Borgogna, stupenda, questo buco, una specie... ecco, questo spinatone, questo spinatino, ecco, però con la versione bouclé, stupende, e sono le lavorazioni eleganti, che si può dire? Si può fare anche da uomo, è vero o no? Si può fare anche un giaccone, anche da uomo. Io, se voi scrivete su Google capo di abbigliamento elegante o giacca elegante, vi vengono fuori queste cose qua. Guarda la, che lavorazione ha, è incredibile, veramente, io non ho aggettivi. Oggi sto presentando cose incredibili, ha un peso importante anche questo tessuto qua, tessuti da minimo 25 € al metro, oggi è una follia, a 5,90 €, io penso introvabile, veramente. Anzi, addirittura se vado a acquistarlo sul circuito, perché ho la fortuna, ripeto, di acquistarlo nelle confezioni, nei laboratori, e poi acquistando in quantità ho prezzi di favore. Ma se viene qualsiasi rappresentante di tessuti di circuito classico, non me lo fa neanche vedere a 5,90 € un tessuto così. È meraviglioso, ma poi tinte modernissime. Adesso vi propongo questa follia sotto costo. Un cavallino, un tessuto di cavallino, ma anche di qualità, dico, a dire stupenda e del poco, sia di stampa che anche di lavorazione. Io vorrei che perché non si può allungare con la mano, ma vi posso assicurare che ha una, queste sono tessuti che vengono dal Belgio, ho visto le etichette, e quindi vuol dire che al Belgio sono maestri nella lavorazione delle pellicce, e questo qua inquadro là. Inquadra questo, intanto inquadrala bene, vero? Ha un peso stupendo, anche appunto da fare o tagliere pesanti o cappottini o giacconi,
ed è favoloso. Tessuto da, sarebbe da bene 30-35 euro al metro, 5 euro 90. È vero? Benissimo. Ma voi una volta arrivati a casa veramente a una lavorazione, ah, lavorazione sì, sulla lavorazione, vedete, fate caso a questi nervetti che sembra veramente, sembra è contropelo. Sì, è stupenda. Ha una lavorazione imperiale. Vedete, cioè, vedete. È follia che voglio proprio, no. voglio non accontentarvi, accontentarvi. Oh, il pai dal giorno, dicono, no? Ecco, guarda, è la pezza ancora integra, è la proposta numero 431. Ho fatto vedere in queste settimane, vedete che, ecco, quando acquistiamo le pezze sono così grandi. Di solito noi la dividiamo proprio per, anche per prendere in mano, anche perché, adesso poi, anzi, prima di mettere giù la dividiamo perché abbiamo le nostre commesse, se no poverine mi... Come denunciano, ecco, va bene, dicono, cioè, portare i pesi sì, ma fino a un certo punto, ecco, va bene. Quindi è il pai da giorno, cos'è? È come tutti quelli che ho acquistato finora, sempre prodotto italianissimo ed è anti-peeling, per poter fare qualsiasi capo, sia sportivo che anche per stare in casa e per fare copertine oppure per fare copertine per i vostri animali, amici animali, va bene, animali domestici, va bene, la proposta ha detto 4 e 4 e 31 è nella memoria, cavolo. Poi non sei ok, adesso andiamo, tre articoli a ultra sottocosto. Non c'è neanche la maglietta meno 50, ok. C'era, eccola là. Eccola, dammela. Ecco, portala in scena. Eccola qua, queste sono le offerte, sono le tre offerte del meno 50 rispetto a 5,90 euro. Oh là, questo Devore su ciniglia, Devore vuol dire che cinigliato, vedete la mia mano, no? Cos'ha questo tessuto? Cos'ha questo tessuto? Ve lo offro di 2 metri, cioè l'acquisto minimo 2 metri è 5,90 euro. Perché? Mi sono accorto, ed è l'ho preso purtroppo per regolare, ma purtroppo mi sono accorto, ormai l'ho comprato insomma in tanta malora, non sono ora che vado a filare, non è uniforme con, può essere con la... stesura del bordone? No, con, sul fondo, vedete questi, ci possono essere dei punti senza, vedete queste, che poi lavandole vanno anche via. Vedete questi sì. Che lavano, può essere che vanno anche via. Ma vediamo, ma scusa, perdona, no. Sembra fatto apposta. Sembra veramente fatto apposta. Non voglio fregare nessuno. Io no, però io nell'incertezza anche no, per fare, proprio un disegno a pannello, sembra fatto apposta, vi dico com'è, ci sarà di più, di meno, però sembra fatto apposta perché il 50% dice dei miei commessi che è fatto apposta, io dico il 50% apposta che abbia... che non sia perfetto, per me che voglio essere un precisino, io voglio essere, però ve lo offro a neanche i soldi che, cioè metà dei soldi che io l'ho acquistato, metà dei soldi, anzi ancora meno della metà dei soldi che ho acquistato per verità, 2 metri, minimo 2 metri, 5,90 di 2 metri, va bene? La vendita è minimo 2 metri, però a 5,90 di 2 metri, eh? E così, come ne ho pochi metri, potete fare anche capi prova, ma sono sicuro che alla fine non buttate via niente, va bene? Posso anche proporre una cosa? 5,90. Le maestre di sarto dicono che è sempre difficile lavorare. No, questo, fatto. No, no, questo è super. Questo è fatto cinigliato. Di lavorazione questo è un botto, questo qua. Sarebbe a vendere a 20-25 euro al metro, questo qua. Tessuti da vendere a 20-25 euro al metro. Poi, siamo in autunno, cadono le foglie, come sì. Adesso, no? 421, questo tessuto, questa flanellina, questo caldo cotone, adesso bisogna dire caldo cotone, adesso, vero no? Sì. Questo caldo cotone, e vi posso dire che più caldo di questo non ce n'è, ed è morbidissimo, no? Che però ha questa sensazione, vedete, ha questa a peletto stupendo, sì, mamma mia, da dormirci sopra, no? Però invece di qua veramente è stupenda. Quindi vi offro la proposta 421, inquadrato il numero? 421,
di 2 metri, 5,90 euro. È l'occasione del giorno. L'occasione del giorno, una delle occasioni del giorno, va bene? Anzi, per me sono tutte e 30 occasioni del giorno, però questa non ha nessun difetto, eh? Solo per appunto per così scaldarmi il cuore. Scaldarmi il cuore. Ecco. Poi sapete che la settimana ho fatto due puntate in cui avevo proposto dei tessuti di una famosa tessitura che lavora solo fibre naturali con cotone, lana e cashmere, sì, non aveva. E seta, no, queste qua, e seta, e anche seta. E ora e la proposta 422, no, giusto, no? 422. Cos'ha questo tessuto? Allora, da questa parte è perfetta, guardate. E questa, anzi, inquadra bene il colore, scusami, vedi? Da questa parte è perfetta. Arrivo, è un double face. Non è rovescio, questo tessuto è double face. Da questa parte è perfetta, però di qua per me ha una leggera barratura che si vede o non si vede, che se la vedo di qua non la vedo, se tu la vedi al contrario si vede leggermentissima, ma proprio, però se la metto rovescio non si vede, però voi considerate che questo è un tessuto da 35 euro al metro, e voi lo fate per questa parte, ed è caldissima, vi posso dire caldissima, 5,90 euro di 2 metri, a questo minimo 2 metri, va bene? Naturalmente poi se acquistate 3 metri vi faccio un 1,75 per sì, 3 metri, 1,5 metri per 5,90 euro, va bene? Poi avrei concluso con i tessuti, però oggi faccio una proposta oggi, mi hanno offerto in settimana, sono andato da un mio amico e vedo questo tessuto e dico, mio, sarebbe la proposta intanto a 432. Guardate questa questo pellicetta, ma guardate l'importanza del ricamo. Vedete? Si vede bene l'importanza del ricamo. Io ho detto, me le dai per me. No, ho detto perché era sui bancali alla terza, quarta fila, su questo mega fabbrica, no? E ha detto, dimmi quanti rotoli ne vuoi, no? Quanti rotoli, non c'è? Allora, non ti do solo il campione, questa? Allora, io vado giù in Toscana, io penso alla volta di mercoledì, insomma, martedì, mercoledì. Non penso mercoledì. Perché me ne cosa c'è? È la vostra diretta. Prima, o mercoledì pomeriggio, oppure se vediamo, l'ho fatta la diretta. Da qui a martedì accetto prenotazioni. Ok, quindi spieghiamola bene come cosa. Solo su questo tessuto. Solo su questo tessuto accetto prenotazioni in modo da sapermi regolare quanti quindi, prenderò. Se non prendi le prenotazioni, tu questo non lo prendi. No, vendo solo i quattro, oppure li tengo qui per negozio, non ho problema, no? Quindi, ecco. Grandissima occasione. Anche perché a 5,90 euro al metro. 5,90 al metro, un tessuto incredibile. Questo ricamato il filo, ricamatissimo, sì. No? Ricamatissimo, morbidissimo, bellissimo. Grazie. Guardate, non dire ordinato. Da qui a martedì la proposta, ripeto, il numero 432. Voglio fare un esperimento anche per capire il mio futuro commerciale, da dire, no, come impostarlo. Posso anche acquistare tessuti su prenotazione, quindi li acquisto solo per voi, magari avremo l'intenzione di proporre tessuti più importanti, diciamo, no, andrò sui calmi, sulle sete, su certi linee particolari, no, su certi ricamati, li posso acquistare solo per voi, vi lascio 3 giorni di tempo per ordinare, cioè avete fino a martedì sera. Va bene. Posso dire una bestialità? Una bestialità, no? Tessuto è bellissimo, ricamo è bellissimo, ma costa talmente tanto poco che potete anche prenderlo per fare le barbe degli gnomi. Sì, ma cosa fate la barba? Cosa fai la barba col fiore? Cos'è? Un figlio di fiori? No, un hippie. Il triangolo non l'avevo considerato, dicevo. Quindi che salta fuori il triangolo no. Ma dai, questo è bellissimo, anche da fare copertine, da fare capi spalla, bellissimo. Era purtroppo, quindi mi ha detto che metterà
no, sapete perché? Ha detto mettere quei muletti spostati ci vuole 2 ore per essere, quindi se vale la pena me lo faccio, se no, però insomma, guardate voi, io vi so fino a martedì per decidere, va bene? Senza impegno. Guarda il retro, è stupendo, no? No, dai, guarda, tu guardi sempre il retro, guarda davanti, tu guarda, vuoi? Perché per fare cose belle ci vuole la struttura. Ma che la struttura, sai? Ci vuole castagne e vino, ci vuole le castagne belle, arroste, bellissimo, eh? Wow. Ce l'abbiamo fatta, avevo la sedia di rinforzo, se caso mai la mia ernia mi faceva soffrire, però oggi ringrazio il Signore che mi starà bene, benino, aspettiamo sempre che magari questo famoso chirurgo mi chiami, certo, per andare... Se c'è qualche chirurgo a casa. Oppure anche qualche macellaio che prova quel coltello. Che scherzo, dai. Va bene. Vi voglio bene, che il Signore vi benedica e veramente vi dico santa giornata e portate pazienza di questa. Andate anche a proposito, abbiamo cominciato i nostri tessuti a portarli anche direttamente sul negozio di Rovigo, quindi trovate, naturalmente sapete come funziona, i clienti di Rovigo possono ordinarli qua, ve li consegniamo sul negozio di Rovigo, oppure già alcuni tessuti avete la possibilità senza impegno di poterli toccare e vedere sempre a 5,90 euro, perché generalmente le nostre offerte durano, ecco scusa, mi sono dedicato alla fine, a una settimana, no? Sì, però in una settimana durano di solito 3-4 giorni, vi dico la verità, non durano mai una settimana queste offerte, però insomma anche per i loro clienti è giusto che tocchino, va bene? Venite, cercate la pepita d'oro. Ha uno stand apposta proprio per i tessuti da 5,90 euro, quindi approfittate, così se non siete mai stati sul nostro negozio di Rovigo, andate, così avete l'occasione di vedere le meraviglie che abbiamo anche su quel negozio lì. Abbiamo la fiera d'ottobre a Rovigo, eh? Un motivo in più per passare a Rovigo. In questi giorni siamo verso la fine, siamo... Dillo, perché voi non ho sentito che sono distanti, no, c'è la fiera. No, è già finito? È già finito. Ah no, adesso sono... Rimane in una parte. Rimane in una parte. È vero, sì. I nipotini. Chi ha nipotini? Ciao William. Non glielo prometti che dopo... L'ho portato sabato alle giostre, era bellissimo. Era bellissimo sulle giostre. Spericolato poi il nipotino. Un anno e mezzo spericolato. Va bene, vi voglio bene, che il Signore benedica. Grazie, 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 grazie. Santa giornata, veramente. Domani tutta messa, ciao.